E per finire vi informo che se avete Salva il Mondo, nelle prossime live che farò, in una delle prossime, farò un giveaway di 10 Nocturno a 10 persone, quindi uno a ognuno di voi. Se volete essere tra i fortunati vincitori, dovete semplicemente iscrivervi attivando la campanella, è molto importante, lasciare un mi piace, ma soprattutto condividere questo video. Quando saremo in live, poi io controllerò che voi abbiate svolto questi passaggi e si passerà a codesto giveaway. Perfetto, io sono Octi di Pura Fibra Italiana. In questo video siamo su Fortnite Salva il Mondo. Come sapete, alle ore 10 di ogni giorno esce un nuovo gameplay e io sono sempre, come al solito, col mio capellino da 15 centesimi, no, 50, scusate. Arriviamo a 5.000 like per questo video, iscrivetevi attivando la campanella perché altrimenti non vi manda le notifiche, ve le perdete tutte e soprattutto condividete il video con i vostri amici. Detto ciò, io vi lascio al video. Ciao! Oggi risponderemo a una delle domande che mi avete fatto di più nello scorso video di Fortnite Salva il Mondo. Come ottenere questo fantomatico notturno? Però oltre a parlare di questo nel video parleremo anche dell'ETF. Se vi siete già iscritti, se non sapete di cosa parlo, se volete avere maggiori informazioni, se sia che vi siate già iscritti che non vi siate già iscritti, verso la fine di questo video ne parlerò, risponderò a un sacco di domande che mi sono state fatte, quindi capitemi, nei commenti è difficile rispondere a tutti, invece qua faccio un video, spiego le domande più fatte e quindi potreste trovare le informazioni che state cercando. Ma ora passiamo al contenuto del video di oggi, come ottenere codesto notturno. Ci sono in realtà due modi per ottenerlo, uno è scambiarlo, però questo richiede delle cose, richiede del materiale di scambio, richiede anche una certa fiducia nei confronti di con chi scambierete, perché le truffe sono in mani, potrebbero darvi un'arma che non è notturno, potrebbero truffarvi prendendosi tutte le vostre armi e non dandovi niente, potrebbero truffarti dandovi un notturno già rotto praticamente, che si sta per rompere, ce ne sono un sacco di truffe che possono farvi, perché è l'arma più forte del gioco, l'arma più... no, più forte, ma più rara del gioco. E quindi l'unico altro metodo sarebbe quello per avere il progetto. E come si fa ad avere il progetto? Ora vi spiegherò questo. La prima cosa che bisogna fare è comprare Fortnite edizione limitata, ossia il pacchetto da 150 euro. Se avete già qualche altro pacchetto, basterà fare gli upgrade fino ad arrivare a quello da 150 euro. Facile, no? Tanto tutti abbiamo soldi da buttare. E se pensate che comprando la versione a 150 euro avreste sbloccato il notturno, vi sbagliate di grosso. Infatti sbloccherete l'opzione finale, ossia comprare l'Ultimate Edition Pack, che praticamente costa 99 euro, 100 euro in pratica, e vi permetterà di sbloccare gli 8 eroi più esclusivi del gioco, le 4 armi fondatori, più il notturno e anche altri bonus a caso. In pratica quindi bisogna comprare il notturno e no, non state sbagliando, avete capito bene, per ottenere il notturno bisogna shoppare in totale 250 euro solo su Salva il Mondo Fortnite. E qualcuno di voi mi dirà, ma sei un pazzo a spendere 250 euro per un gioco, ma chi sei, ma sei un riccone? No, semplicemente ho risparmiato questi soldi e li ho spesi per un gioco a cui gioco, perché io gioco ora a due giochi, Fortnite e Hearthstone, solo questi, perché altri non mi piacciono, perché io sono uno a cui i giochi piacciono veramente poco in generale, e voglio farvi soprattutto un altro esempio di come anche voi stessi spendete magari un sacco di soldi o i vostri genitori e voi non ve ne rendete conto, perché spendere 250 euro per un gioco direste, tantissimo! Spendere invece 250 euro e passa per più giochi, non ve ne rendete conto. E l'esempio è semplice. Questi sono i miei giochi per la PlayStation 3, insieme anche a questi. Qua troviamo quelli più da ricconi, quelli più costosi, i titoli più famosi. Qua vediamo dei giochi del cazzo, tipo FIFA 14, PES 11, Need for Speed Pro Street, Pacific Rim, Sniper 2, cose inutili. Insomma, solo qua abbiamo 7 giochi. Invece qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 giochi che sono Assassin's Creed, Revelation, Brotherhood 4, poi c'è anche il 3 nell'altra stanza, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, Raging Blast 2, Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 e Ghost, e per finire GTA, no, titoli famosissimi, o almeno quando io ero più piccolo erano famosissimi e ci si giocava una vita. Call of Duty Black Ops 2 è il miglior gioco.
Facciamo finta che tutti questi 17 giochi costassero 10 euro l'uno, siamo a 170 euro. Qual è il problema? Che questi giochi non costano 10 euro l'uno. Call of Duty Black Ops 1 l'ho pagato 30 euro, questo qua l'ho pagato 40 euro, questo qua 60 euro più i DLC che sono circa 90 euro di DLC, 60 euro di DLC, siamo circa a 120 euro solo per questo. Questo fa schifo. Cioè, Revelation, Brotherhood, Black Flag, tutti i giochi che fidatevi che quando li ho presi non costavano per niente 30 euro. Soprattutto questo, questo già adesso usato costa 30 euro. Figuriamoci, figuriamoci nuovo, io vi dico l'ho pagato 50 euro ed era scontato perché costava molto di più. Quindi, giusto per dirvi un po', a tutti voi che dite, 250 euro per un gioco sono tanti. Guardate, qua ci sono tipo milioni di euro di giochi. E, ma aspetta un attimo, ma non ci gioco più. Ma quindi qual è la differenza tra pagare 250 euro per un gioco a cui gioco e che so che giocherò e per pagarne un sacco per giochi che ormai non gioco più? Assolutamente nessuna. Quindi questo era quanto per quanto riguarda come ottenere il notturno. Ora passerei un po' invece a spiegarvi dell'ITF. Allora, parlando di ITF, cos'è ITF? È il primo torneo giovanile italiano organizzato direttamente dagli italiani, veramente qualcosa di stupendo. Per avere un'informazione a 360 gradi, se non sapete per nulla di cosa sto parlando, vi lascio il link in descrizione dove parlo appunto di questo torneo. Il video non parla solo di quello, diciamo che c'è un minuto dove si parla di altro, però per il resto parla di tutto dell'ITF, quindi cliccate sul link in descrizione per potervi iscrivervi, per poter avere tutte le informazioni necessarie. Per coloro che invece sanno già di cosa sto parlando, ora vi chiarisco alcuni dubbi che mi avete posto negli ultimi video. Se vado alle medie, posso partecipare? Allora, il torneo è stato pensato per i teenager, però siccome tantissimi, ma proprio tantissimi delle medie hanno chiesto di partecipare, l'ITF ha deciso di estenderlo a tutti coloro che sono fino al 2005 e stop. Quindi se siete fino al 2005 potete partecipare. Cosa significa questo? Se avete 13 anni o se entro dicembre avrete 13 anni potete partecipare. Altrimenti ragazzi, se siete anche più piccoli, non preoccupatevi, tanto ci sarà anche quello dell'anno prossimo e quello dell'anno dopo, quindi comunque non è una cosa che ve la perderete per sempre. Quando è questo torneo? Sarà ottobre-novembre e più in là, quindi non sarà una cosa fatta tra poco, quindi non preoccupatevi, riceverete tutte le informazioni a riguardo. Dove le riceverete? Da questo canale, dagli altri canali che aiutano il progetto ITF, sul loro sito, sulle loro pagine Telegram e Instagram, che di cui trovate chiaramente il link in descrizione a questo video. Però, in sintesi, comunque, se hai 13 anni, vai alle medie, vai al liceo, vai dove ti pare, comunque puoi partecipare. Quindi, se fino a dicembre tu compi 13 anni, puoi partecipare a questo torneo. Altrimenti, aspetta l'edizione degli anni prossimi. Per spiegarvi inoltre comunque qualsiasi cosa, alla fine dell'estate, comunque questo avverrà, alla fine dell'estate vi spiegheremo tutto noi youtuber e ITF tramite le sue pagine, spiegheremo qualsiasi cosa, le modalità di partecipazione, le modalità di vittoria e di proseguimento nel campionato, eccetera eccetera eccetera. Ora si stanno solo raccogliendo le adesioni di interesse, quindi se a te interessa anche solo partecipare a questa cosa, valuta l'opzione di andare in descrizione e iscriverti, tanto ci metti veramente 5 minuti, è una cosa semplicissima. Inoltre tanti si chiedono, ma se io sono italiano ma sono fuori dall'Italia, posso giocare lo stesso? Sì, se sei dalla Francia, dall'Inghilterra, da dove cavolo ti pare, sei italiano, puoi giocare benissimo, l'importante è che comunque stai nel campo di età richiesto, sia quello dai 13 anni fino a quello della massimo quinto superiore, quindi comunque 19 anni. Ma quali saranno i giochi che si faranno? Perché io non lo so. Non c'è solo Fortnite, ragazzi. Io vi parlerò più che altro spesso di Fortnite, ma non ci sarà solo quello. Ci saranno anche tanti altri giochi. FIFA, COD, Rainbow Six Siege. Ce ne saranno veramente parecchi. Quindi, ragazzi, bisogna solo che andare sul sito, sulle pagine loro, Instagram, Telegram, e andare a informarsi di più, perché veramente è una cosa che non ci si mette niente. Tuttavia, per quanto riguarda Fortnite, c'è una cosa da dire. Potete partecipare solo se avete o un PC o un computer. Non si potrà fare né da telefono né dalle altre piattaforme per un semplice motivo. Solo il PC e la Play 4 hanno i server dedicati, server privati, tutti gli altri no. Quindi se avete l'Xbox, se avete altre piattaforme e volete partecipare al torneo,
organizzatevi, ci saranno tantissimi open bar, open lobby bar nelle vostre città, disposti a accogliervi per farvi partecipare a questo torneo. Per esempio, se avete il controller dell'Xbox, potete andare in un qualsiasi bar di quelli dove ci sono i PC da gaming, voi pagate tipo un euro all'ora e inserite sto cavo dentro il computer e giocate col coso dell'Xbox direttamente dal computer. Oppure ci saranno comunque altri metodi che vi verranno spiegati più in avanti. Però purtroppo, essendo che l'Xbox non ha questi server privati che possono andare d'accordo con la PS4 e il PC, più che altro con la PS4, purtroppo si è deciso che per maggioranza vince la PS4 e perciò il torneo sarà su PS4 e su PC. Se siete da Xbox, ripeto, andate a casa di un amico, tanto comunque non è che dovrete giocare per forza contemporaneamente, andate in un open bar, fate quello che volete, trovatevi una Play 4 o un computer da gaming in cui potete scaricare Fortnite 2 secondi giusto per fare ste partite. Comunque tantissimi anche mi chiedono, ma se io non ho Instagram, non ho Telegram, non ho niente, come faccio a seguire le cose? Ragazzi, al momento dell'iscrizione voi inserite sia il vostro numero di telefono che l'email, verrete contattati su entrambi, vi verranno mandati un messaggio, vi verrà mandato comunque un'email, voi saprete sempre tutto, se vi preiscrivete avrete tutte le informazioni, non per forza dovrete partecipare, se voi comunque scrivete una mail di risposta e dite guarda non mi interessa, tranquilli, perché comunque vi toglieranno e non vi disturberanno più. Invece coloro che comunque non hanno Instagram e Telegram, che però andrebbero scaricati perché tanto sono gratis, vabbè, c'è sempre l'email e c'è sempre il numero telefonico a cui riceverete tutte le informazioni di cui avete bisogno se vi siete preiscritti. Quindi se volete preiscrivervi andate nel link in descrizione. Tantissimi per finire chiedono quali saranno i premi di questo torneo. Ragazzi, questo non è intanto un torneo, è un'olimpiadi dei vari giochi. Quindi non è un torneino che si fa tra gli amici, eccetera. No, in tutta Italia stiamo raccogliendo persone, adesioni che vogliono partecipare a questa cosa. Quindi stiamo veramente, veramente raccogliendo un sacco di adesioni e proprio per questo i premi saranno vastissimi, ricchissimi e solo voi potete immaginarli. Chiaramente in questo momento non ci sono premi fisici, concreti, che voi dite vediamo il premio del primo premio, oh sì, 7 miliardi di euro. No, ora non ci sono queste certezze, non ci sono queste sicurezze, però quando ormai inizierete a gareggiare per il torneo saprete benissimo per cosa state gareggiando. Tranquilli, però vi dico solo, sappiate questo, che chi andrà poi alle finali, che si faranno in live a Roma o a Milano, quindi vi sposterete da casa vostra a Milano o a Roma, tutto questo sarà a spese dell'ETF, quindi vi pagheranno a voi e probabilmente a un parente che vi accompagna, appunto, albergo, viaggio, tutto pagato solo perché voi, super mega pro in finali, possiate giocare direttamente in live, direttamente a Roma, direttamente incontrandoci a noi, a tutti gli altri youtuber, quindi tipo Pazzox, ma anche altri, direttamente in una sede quali o Roma o Milano, ripeto. Quindi veramente premi ce ne saranno veramente tanti su tutti i giochi, quindi non preoccupatevi assolutamente. E per finire, ha un costo tutto ciò? Chiaramente per sostenere tutti questi viaggi, tutti questi spostamenti, a qualsiasi partecipante è richiesta una quota di partecipazione, ma non per forza. Infatti questa quota è comunque eventuale, non è detto che bisogna pagarla, ma veramente ragazzi si tratterà di massimo 5 euro. Quindi non dite tantissimo, perché tutti shoppate un gelatino al bar a 2 euro, tutti shoppate qualcosina da qualche parte che costa 3-4 euro, chiedere ai genitori non è un dispendio economico che vi farà diventare poveri e vi permetterà di poter vincere tantissime cose solo giocando ai vostri videogiochi preferiti. Quindi veramente la quota sempre eventuale massima sarà di 5 euro. Sicuramente potrebbe essere anche di meno, quindi non c'è neanche da lamentarsi per ma costa 50 euro è tantissimo. No, assolutamente no. Guardate che per partecipare ai tornei di sport veri si paga addirittura anche centinaia di euro e più. Quindi qua, cioè, si sta parlando di giocare, di vincere un sacco di premi a una spesa iniziale bassissima e semplicissima da sostenere per chiunque. Quindi anche per quanto riguarda i costi ancora non si sa una cifra precisa, si saprà a ottobre quando si inizierà concretamente a giocare con gli altri, a sfidarsi eccetera,
però almeno per ora la prescrizione è gratis, quindi andate a prescrivervi, andate a prendervi il vostro posto, perché ci sono i posti chiaramente limitati e dopo un tot magari potreste non far più in tempo, quindi non state troppo a pensarci, prescrivetevi, è gratis, poi se non volete partecipare in seguito, pazienza. Dite semplicemente di no quando vi arriverà l'email di richiesta e basta, però almeno per ora correte a preiscrivervi e niente. Anche oggi ringraziamo la pura FIFA italiana Strong qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 160.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo video e cosa ne pensate del notturno, secondo voi è un'arma fighissima oppure ce ne sono di più fighe? Iscrivetevi attivando la campanella, questo è molto importante, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!